Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Accenderemo un riflettore su un nuovo progetto 4 sedute da uno psicologo gratuite per gli iscritti di Sani in Veneto, un bellissimo progetto del Fondo Integrativo del Mondo Artigiano. Ne parleremo tra poco e poi apriremo anche una pagina dedicata ai sapori della nostra terra con latte busche in evidenza e l'asparago bianco di Cimadolmo IGP. Poi spazio ad un progetto europeo invece che porta alcune squadre europee di pallavolo giovanile e femminile in quel di paese. Ma vogliamo cominciare invece andando a Godego Sant'Urbano, dove ancora vivo l'eco di una fiera davvero coinvolgente. Ai nostri microfoni tra poco anche il presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini. Tutto nel servizio. È stata la fiera della ripartenza, quella di Godega Sant'Urbano, riflettori puntati sulle eccellenze del territorio e sul comparto agricolo, dove non poteva mancare il consorzio agrario di Treviso e Belluno. Stiamo continuando la nostra politica di grande visibilità e di grande incontro che vogliamo dare e fare nei confronti dei nostri soci e clienti. È una grande opportunità anche questa, Godega, fiera millenaria, dove il consorzio vuole esserci, vuole chiaramente avvicinare sempre di più i nostri clienti e far vedere quello che sappiamo fare, sappiamo vendere, sappiamo raccontare, anche in termini di assistenza tecnica. Un'occasione di incontro con il pubblico che mancava da 2 anni, periodo nel quale il Consorzio Agrario ha sviluppato una puntuale ricerca sulle esigenze del comparto. Questi 2 anni sicuramente sono serviti per fare ricerca, per dotare le macchine di quella robotizzazione che sono fondamentali per risparmiare lavoro, risparmiare prodotti. Abbiamo tutta una serie di prodotti molto interessanti che stiamo chiaramente testando anche con i nostri clienti e ci stanno dando la soddisfazione, perciò è un campo che non ha confini, un binomio imprescindibile che deve essere sicuramente da spinta e da stimolo per fare sempre meglio e fare quella sostenibilità vera, non a parole, che tutti noi vogliamo. A Godega non sono mancate le occasioni di approfondimento e formazione, come il convegno Gocce di miele nelle colline UNESCO, che ha avuto come focus la tutela del territorio e ha sottolineato il ruolo imprescindibile dell'ape nella vita di tutti i giorni. Non c'è agricoltura senza api. Ricordiamo ai cittadini che senza api l'ambiente non ha più l'impollinazione, quindi la produzione dei frutti, di quello che sono le coltivazioni erbacee e le coltivazioni arboree. Quindi è fondamentale che noi si difenda fino in fondo la presenza dell'ape, lo si fa con il rispetto dell'ambiente, evitando di portare la chimica nei territori e facendo tutto quello che è un'agricoltura sostenibile. C'è la tendenza a pensare che i viticoltori, come gli agricoltori, siano quelli che inquinano, mentre così non è, perché sono anzi i manutentori del nostro territorio e noi li dobbiamo ringraziare per il lavoro che quotidianamente fanno sulle nostre rive. Le api sono sentinelle proprio del livello di cura che noi abbiamo dell'ambiente, quindi il fatto di averle anche nel territorio UNESCO è un elemento che contraddistingue proprio questa sostenibilità. Anche in questo caso va fatto un percorso di carattere culturale per capire quello che è il vero miele rispetto a un miele che tante volte troviamo sugli scaffali della grande distribuzione, che è fatto solo di prodotti in termini di arricchimento, ma che poco ha di naturale. Quindi poter comprare nei mercati di Campagna Amica, poter comprare direttamente anche dei produttori è sicuramente un elemento di certezza e le api hanno un ruolo straordinario per quanto riguarda l'ambiente nel quale noi viviamo, nel preservarlo, perché sono gli impollinatori principali e quello che ci rendono possibile tutto ciò che noi vediamo in termini di bellezza proprio nel territorio e nei territori nei quali noi viviamo.